Ciao a tutti, ragazzi, siamo tornati qui con questo video. Oggi è un video filosofico, è un video che ci farà riflettere sulla vita. Siamo su questo sito che si chiama Will You Press the Button, ovvero spingeresti il bottone. Questo sito ti mette una scelta. Puoi fare una cosa, però facendo quella cosa succede questa cosa. Causa effetto. Sì, esatto. Quindi tu spingeresti il bottone, tipo, non so se avete visto il film quello lì, The Box. Quello lì che dovevano spingere il bottone, penso sia preso da questo, perché ho visto quel film e penso sia preso da questo. Nel quale tu, si arrivava uno a casa di una persona qualsiasi e diceva: ciao, ecco questa scatola, c'è un bottone rosso. Se premi questo bottone riceverai $1 milione, però una persona nel mondo sconosciuta morirà. Lo faresti? Muoiono tante persone. Sì, però poi il film si evolve in un modo che ti fa capire che forse era meglio se non lo faceva. Comunque, oh, figo, me lo devo vedere. Sì, guarda, è figo. Allora, vediamo il primo, vero. Prendi una pillola che ti fa diventare 150% più intelligente. Però tutti pensano che sei ritardato. Io sinceramente lo premo. Sì, cioè, che cazzo mi frega, l'importante è che so io che sono più intelligente di loro. Esatto. No. Che poi alla fine i migliori geni sono sempre stati considerati ritardati. Sì, è vero. Quindi sì, lo premiamo, cazzo. Cioè, questa penso non c'è proprio dubbio. 50%. Ah, la gente si è divisa qua, 50 e 50. Puoi fare sesso con tutte le persone, con qualsiasi persona in qualsiasi momento, però non potrai mai avere amici o avere una relazione amorosa, diciamo. Non potrai mai provare amore per qualcuno. Questo è brutto, questo è un po' la Dan Bilzerian style. Lo sai che è la cosa? Diciamo che Dan Bilzerian l'ha premuto il bottone. No, ma lo sai qual è la cosa? Cioè, io avrei detto sì, però ci hanno messo di mezzo pure l'amici. Infatti è quella merdata. Io infatti dico di no. Per me no. No, 71 contro 29. Infatti, diciamo che sono tutti Dan Bilzerian gli altri. Sì, oppure non hanno mai visto la figa in vita loro. Cioè, uno dei due. I tuoi capelli sono sempre lisci, lasci, morbidi. Spendenti, no. E come li vuoi, vabbè, sono sempre perfetti. Però le tue unghie cresceranno due volte più velocemente. Allora, per quanto mi riguarda è no, perché io ho un brutto rapporto con le unghie. Perché per quanto mi riguarda è sì, invece, perché io mi mangio le unghie. Io non me le mangio, quindi per me ogni volta tagliarmele è una cosa che mi fa poco. Tagliamo anche sto pezzo, quindi avanti. Allora, invece io che ti stavo dicendo che non mi mangio le unghie, mai mangiate unghie in vita mia. E ho un brutto rapporto con il tagliaunghie, perché è difficile tagliarlo ogni volta. Quindi no, non farei mai una cosa del genere. Guarda, i capelli miei tanto fanno schifo. Mi sono abituato a... allo schifo. A croccarli. Ah, ok. Quindi va bene così. No, io invece sì. Cioè, non me lamento dei capelli, però comunque avrei bisogno del fatto che le unghie crescano due volte più velocemente. Quindi sì, già no. Vivresti per 10.000 anni, però dovresti sacrificare tutto quello che hai e rivivere la tua vita dall'inizio, più o meno. Cioè, è come se tu, nel senso, da oggi cominci un'altra vita, che è diversa, che sarà lunga 10.000 anni. Questa è strana. Io no. Dipende, però. No, è troppo. Cioè, già mi sono rotto il cazzo, mo devi figurati per 10.000 mamma anni. Cioè, mamma mia, proprio la felicità. No, non ce la faccio, 10.000 anni. Hashtag felicità, per favore, cioè, mamma mia. Vabbè, no, io invece non lo so. Sì, te perché poi vedete il futuro, come saranno le cose, due palle così, ho fatto questa storia. No, ma pure sono troppi 10.000 anni, dai. No, sono figli invece. Ma no, sono troppi. Se sei ricco, sono figli. Ma hai capito, ma se gli fa in povertà invece? Se vede morire di fame. Poi fa 10.000 anni in povertà, li può fa. Uno se ingegna e deve diventare ricco per forza in 10.000 anni. Ma poi non diventa ricco. In tutto ciò può morire comunque, in ogni caso. Cioè, tu... normalmente vivresti 10.000 anni, però se te sparano mori. Vabbè, ovvio. Ah, ok. E quindi non puoi manco rubare. Quindi al massimo ti suicidi se vedi che va male. Sì, no, dai, se può fare. Il suicidio fa cioè, una se può fare, se può fare. No. Good. Vedi. 56%. Ah, non abbiamo visto quant'era. 44 e 56. Ok. Potresti vivere per sempre. Che palle. Già sono depresso e vivo poco. Però figurati. Però saresti depresso molto. Quindi questa no. Cioè, questa no. Perché è inutile vivere se sei depresso, secondo me. Esatto. Cioè, aspetta, questo non è un bel messaggio. No. Sparamo se tutti. Non è un bel messaggio questo. Perché se c'è qualcuno depresso. Non siate depressi, ok? Cioè, fatevi aiutare se siete depressi. Sì. Beh, non è che io non lo sia.
mia, però lo siamo tutti in realtà, cioè c'è sempre della depressione dentro di noi. Esatto, c'è un piccolo depresso in tutti noi. Esatto, però quindi però io no, sinceramente. No, infatti può anche morire. Cioè se devo vivere tutti gli anni depresso. Ma chi è il, ma mi spieghi perché il 29% delle persone ha scritto sì, perché vogliono vedere come va a finire il mondo, capito? Ma che cazzo? Vai, vai, andiamo avanti. Che poi figo. Manco vivrai per sempre, perché se sei depresso prima o poi ti suicidi, quindi cioè. Ma non puoi ti suicidarti se vivi per sempre. Oddio che figata questa. Ogni volta che tocchi qualcuno si innamora di te. Però puoi soltanto usare questo potere una volta nella vita e dura soltanto un anno. No, però questa è una fregatura. Non ha senso. Questa che dura solo un anno è una fregatura. Infatti non ha senso. Però sarebbe figo, lo sai. Beh sì, fallo tipo con la persona più bella del mondo. Porco Dio, vado da Radekowski, faccio così, tac, e per un anno me la scopo a sangue. Mamma mia. Sì, però, sì. Ma sì, no, tanto sì, sti cazzi. Sì, anno, cazzo. Comunque sia, non è che ti dice, poi dopo nessuno si potrà più innamorare di te. No, appunto. Quindi vabbè, per un anno magari vivo bene. O magari rimani innamorata con la persona, non si sa mai. Vai, vaffanculo, l'insaipella. Massa, perché no? Perché la gente è stupida. Sei la miglior persona al computer in tutto il mondo. Esatto. Però non hai computer, smartphone, perché? No, no, devi fare tutto su. Ah, devi fare tutto. Ah, io ho scritto non hai. Sugli smartphone, ok, quindi cioè tu sei come se tu sei il più forte a calcio, però a fare le capriole nello spazio, però nessuno fa le capriole nello spazio, quindi esatto. È inutile. Quindi no, cioè è una merda. Fa cagare. I will not. Sì, ragazzi, se vi è piaciuto questo video, lasciamo 5.000 like, magari lo facciamo altre volte anche, perché tanto comunque sono sempre diversi i quesiti che ci pongono, che ci postano. Perciò, se questo video vi è piaciuto, lasciamo 5.000 like, noi ci becchiamo come sempre al prossimo video e lasciamo 5.000 like per il prossimo episodio di questo video. Che bello dire sempre lasciamo. Ma più che altro l'hai detto la stessa cosa, esatto. In modi diversi. Vabbè, ciao! Bella!